Servo di due padroni, nel senso del teatro e il cinema, e quale dei due preferisce di più? No, io ringraziando il Dio, mentre tu non mi hai dato questo servo, innanzitutto, se non in quel discorso che facevo prima, cioè presento parte del sistema, e quindi spero di servire al sistema, perché servire il sistema. E non ho una predilezione né per l'uno né per l'altro, se non per il fatto che credo che un attore di teatro possa fare cinema e viceversa, non credo sia possibile. Sono orgoglioso del fatto di aver fatto una scuola teatrale, cioè una grande periodo della mia formazione. E credo che ci sia Costa, Orazio Costa diceva, da un ciocco si può fare un ottolino non si può fare un ciocco, cioè da una cosa grande non trova una cosa piccola, da una cosa piccola non trova una cosa grande. Chi ha per abitudine e per studio la capacità di fare una cosa grande può anche essere intimo, ma l'intimità fino a se stessa molto raramente riesce a portare con sé concetti e emozioni grandi, che sono quelli che poi fanno parte del motivo per cui si va a teatro, del motivo per cui si va a cinema, del motivo per cui si racconta la storia, cioè le vicende dell'uomo portano con sé grandi emozioni, non piccole emozioni, mentre ho la sensazione che ultimamente questa intimità nasconda un limite. Questa intimità narrativa, questa ricerca di un certo tipo di verità nasconda un limite e se ne stia facendo uno stile, non è invece così. Come attore teatrale, ma ha avuto il grande successo sul grande schermo, ritornare nel palcoscenico, ritornare a teatro, l'ha trovata una evoluzione come stile teatrale? Che cosa le ha dato il cinema rispetto? Ma ritornare al teatro è sempre un'evoluzione per un attore, proprio per il discorso che stavo facendo, cioè innanzitutto vedi in faccia queste famose casalinghe di Volerio. E quindi il tuo pubblico tu non sai mai chi è, tu ci puoi avere 300.000 fan su Facebook piuttosto che gente che ti scrive, ma sono così come tu sei un'entità astratta per loro, sono un'entità astratta per te. E poi invece tu guardi, vedi come si vestono, vedi chi sono, vedi le loro facce, ti parlano, allora puoi anche capire che hai fatto nel frattempo, cioè c'è un modo di capire, no? A chi piace, a chi non piace, chi ti viene a vedere, chi non ti viene a vedere, chi sono queste persone, non è da poco, perché è importante, perché ti fa capire quello che hai dato, a chi l'hai dato. E poi un anno sul palcoscenico è benzina per 3-4 anni di cinema, ma proprio perché misuri le tue capacità e non confondi quella cosa che dicevo prima. Non esiste montaggio qui sopra, non esiste la possibilità di rifare mantra, se non ogni sera, e soprattutto è uno spazio familiare. Cioè, io sto molto a mio agio sul palcoscenico, con sempre più paura, però è lo spazio dell'attore, mentre la condivisione è lo spazio dell'attore e lo spazio del pubblico contemporaneamente, nello stesso momento. Il filtro del cinema ha un altro tipo di interesse, però richiede una concentrazione diversa. È molto più episodico, è forse un po' più freddo per un attore, però mi piace enormemente anche il cinema, sono un amante del cinema proprio come forma espressiva, sono orgogliosissimo e privilegiato di riuscire a fare entrambi.